Ecco, è spuntato il sole finalmente, sono circa le 6 e dopo tanta pioggia alla fine è uscito il sole. Mi sto recando presso la sede di Vernici Spray, così per incontrare tutti quanti e spruzzare insieme magari con le bombolette e facciamo un piccolo corso di verniciatura. Non vedo l'ora di incontrarvi tutti quanti. Perché è facile capire se c'è flaco tutto fare. Prima sosta all'autogrill, appunto, e si riparte. Eccomi finalmente arrivato all'uscita Empoli Ovest, pochi chilometri e sarò alla sede di Vernici Spray. Riccardo, che dici, tiene? Va. Speriamo. Alle 9 comincia ad arrivare un po' di gente e cominciamo a prepararci per fare questo piccolo corso. Quindi si usa in carrozzeria sia con le bombolette sia a spruzzo una base opaca e poi sopra il trasparente. Questo è il concetto. Quindi a seconda di quello che uno deve fare può decidere di utilizzare o la doppia bomboletta, quindi colore base opaca e trasparente, oppure un colore unico che rimane direttamente lucido o direttamente opaco. Quello è fondamentalmente il principio delle bombolette e comunque di tutte le verniciature delle auto, delle moto. La difficoltà che si incontra con le bombolette è sulla distanza, sull'applicazione, sulla distensione del colore, perché il metallizzato si può macchiare, oppure può venire a chiazze, oppure può venire scoperto, cioè non ha coperto tutta la zona. E quindi adesso noi andiamo a provare, vi faccio provare pure a voi, vediamo che problema viene fuori e cerchiamo di risolverlo. Allora, partiamo dalla condizione, questo è un parafango, mettiamo che dobbiamo riverniciarlo. La prima cosa da fare è carteggiarlo. Io consiglio sempre una 600, 800 ancora meglio. Qualcuno, qualche professionista, qualche carrozziere, finisce anche a 1000 sui metallizzati. Perché? Perché il metallizzato, se c'è qualche microriga, qualche cosa, la porta fuori, cioè la evidenzia. Si può fare, ma non tutto con una volta. Si può arrivare a tre mani, due mani e mezza, anche da bomboletta. Troppo vicino e fai troppo sovrappiù. La velocità va bene, però non è abbastanza meglio. È troppo lento. La superficie è composta da diversi piani. Se tu parti da questo spigolo qua, qui ci arrivi bene, qui ci arrivi col fumo. Quindi se parti da sopra, parti dal piano. Se parti da sotto, quando arrivi qui giri la bomboletta, cioè nel senso, tu stai qua, sei partito a metà del pezzo, prima parti sopra e fai tutto il sopra, capito? E poi vado giù. E poi dopo vai giù, perché se tu da qua gli dai il fumo, qua ti rimane bruciato. È poco, devi bagnare di più, così, deve venire lucido. Il trasparente gli garantisce, essendo trasparente, una resistenza al graffio maggiore. Ti metti più distante e fai tipo tutto fumo. Fai un paio di passaggi. Vista che sbagli a catalizzare, no? E ti rendi conto che non tira, ti rimane molle. È un problema. Come allora. diceva. Come gli diceva nonna a Carlo Verdone. Allora, se ce l'hai messo il catalizzatore, pensa che ne metti poco, che sia stufo, che sia veloce. Se ce l'hai messo, asciuga prima o poi. Quindi lo metti al sole, lo lasci lì magari una settimana e si secca. Se non ce l'hai messo proprio, lo devi levare. Vedi queste cose qua, queste devi evitarle sia qua che qua. Tu hai lasciato il tasto là,
questi sovraccumuli sono deleteri per la pellicciatura, perché ti portano, comunque tu qua c'è questo spessore che sarà qualche micro, no, si leva, però ti va a complicare la vita, quindi parti paro. Flavio, tutto pare, è impossibile sbagliare, un tutorial per partire e già sai che cosa fare. Finito, sono sulla via del ritorno, è stato bellissimo, un bel evento davvero, mi ha fatto piacere conoscere tutti i partecipanti che sono tutti i miei follower da molto tempo, quindi sono veramente soddisfatto, tutti bravi ragazzi. E finalmente ho conosciuto anche il team di Vernici Spray, che non avevo mai incontrato dal vivo, ci ho sempre parlato per telefono, via mail. È stata una cosa veramente emozionante e mi sento felice e contento di averlo fatto e di avervi conosciuto e incontrato. Quindi, che dire, vi ringrazio e quindi al prossimo tutorial e magari al prossimo incontro. Ciao! Impazzire, vedi come riparare, perché è facile capire se c'è Flavio tutto fare.